Allora io chiamo qui con me sul palco Francesco Acquaroli, sindaco di Fratelli d'Italia di Potenza Picena, presidente della commissione turismo dell'ANCI che condurrà questa nostra mattinata di lavori. Francesco. Grazie Carlo, a me tocca il compito di moderare questa mattinata. Io chiamo qua sul palco come primo ospite il sindaco Francesco Baldelli, sindaco di Pergola, vince le elezioni nel 2009 in una provincia rossissima e poi viene riconfermato con un grandissimo risultato nel 2014. Significato anche questo grande risultato che non è solo difficile vincere, ma è anche più difficile governare, e quando si è riconfermati con i risultati come è stato Francesco, significa che si è stati capaci in una zona rossissima dove veramente si ha tanti variabili contro di governare bene. Francesco è vicepresidente dell'ANCI nazionale e è un sindaco molto attivo sul territorio che difende le tradizioni, difende le peculiarità della sua terra e deve insieme a tutti noi fare anche una grande battaglia nell'ANCI, perché l'ANCI deve assolutamente cambiare conferendo più voci, più autorevolezza, più forza ai territori e non essere uno strumento a volte anche supino a quelle che sono la volontà del governo e del Partito Democratico. Francesco. Grazie, grazie Francesco. Mi ha fatto dei complimenti, non li ha ascoltati tutti perché siamo anche amici. Buongiorno a tutti e innanzitutto buon lavoro a tutti coloro che sul territorio si impegnano per difendere davvero le nostre comunità. Perché dico questo? Da giugno sono stato nominato vicepresidente nazionale dell'ANCI. E allora un messaggio anche qui da Treglio dobbiamo mandare subito chiaro. In ANCI non c'è solo un'unica posizione, ossia quella del presidente e del sindaco De Caro. Da giugno c'è una seconda linea e una seconda posizione non disponibile al compromesso, agli accordi sottobanco col governo, perché noi vogliamo rappresentare la nostra gente, i nostri cittadini e il sentimento comune che sta diventando maggioranza ed è già maggioranza nella nostra nazione. Dobbiamo avere il coraggio di confrontarci all'interno di ANCI, abbiamo e dobbiamo avere il coraggio di confrontarci ad armi pari con il governo nazionale, dobbiamo avere il coraggio di confrontarci con quel Parlamento che nelle ultime pagine della sua legislatura sta producendo i peggiori provvedimenti della nostra Repubblica. Per fare questo però ci dobbiamo impegnare su ciò che anche da alcuni nostri rappresentanti, non direttamente riconducibili a Fratelli d'Italia, è stato fatto all'interno di ANCI, o meglio non è stato fatto all'interno di ANCI. Vogliamo dire in maniera molto chiara e molto forte che non siamo disponibili a trattare sullo ius soli? Non si diventa cittadini italiani perché si riconosce la cittadinanza agli immigrati, si diventa cittadini italiani se si riconosce la cultura millenaria greco-romana sulla quale la nostra nazione si è riconosciuta. Io non ti do un pezzetto di carta per convincerti a votare sinistra alle prossime elezioni, perché se voi volete quel milione di voti, noi porteremo in piazza i 50 milioni di italiani che ancora credono in questa nazione, nelle risorse che i nostri padri ci hanno lasciato e che noi dobbiamo saper fruttare. Lo dico da sindaco, perché l'unica volta o le uniche volte che i governi nazionali, parlo dal 2011 ad oggi, il tecnico Monti, poi gli è succeduto Letta, poi dopo Letta Renzi e ora il quarto governo di non eletti, Gentiloni, si sono ricordati dei sindaci, dei comuni e dei territori solo per motivi politici, scaricarci addosso il peso dell'accoglienza di presunti profughi
o per motivi economici fiscali trasformarci in sceriffi del governo per tassare i nostri cittadini e per chiudere quei buchi di bilancio non creati, si bada bene, dai comuni, ma creati dai ministeri e dall'incapacità dei governi di sapere amministrare le risorse che avevamo a disposizione. Allora parliamoci chiaro, il debito pubblico arrivato a 2.300 miliardi è stato completamente creato da regioni e da governo nazionale, non certo dai comuni. I comuni, secondo le indagini e gli studi del Ministero del Tesoro, rappresentano 47 miliardi di euro di debito sull'ammontare complessivo di 2.300 miliardi. Se togliamo i comuni capoluogo, che sono 20, e togliamo la capitale, i comuni rappresentano nel bilancio statale 23 miliardi di euro di debito, nemmeno l'1%. Le uniche manovre fiscali e di tagli dei trasferimenti che hanno saputo fare i governi dal 2011 ad oggi sono quelli del patto di stabilità, equilibrio di bilancio e taglio dei trasferimenti, con un unico risultato: quello di aver bloccato gli investimenti, e i comuni italiani rappresentano il 60% degli investimenti di tutta la nazione, e quindi aver bloccato la crescita, senza però aver ridotto il debito pubblico, perché mentre i comuni hanno diminuito di circa 15 miliardi il debito complessivo, lo Stato l'ha aumentato di oltre 630 miliardi. È evidente che il problema non sono i sindaci, non sono le amministrazioni comunali e non sono i comuni. E poi non piangiamo, in assenza di investimenti, le catastrofi naturali che abbiamo visto anche a Livorno. Perché se noi non consentiamo a quei sindaci di investire le proprie risorse senza fare debito statale, noi continueremo a piangere quelle disgrazie. E allora io dico che proprio da Atreio, ed è un impegno preciso che prendo da vicepresidente nazionale dell'ANCI, di rappresentarvi, a voi chiedo, datemi la forza, facciamo squadra, camminiamo insieme per arrivare dove soli non potremmo arrivare, per sfidare la presidenza dell'ANCI, per sfidare il governo, perché l'ANCI non può diventare lo strumento attraverso il quale il governo legittimi le sue scelte, dicendo che poi quelle scelte sono approvate dai territori. E allora facciamo squadra, perché le prossime battaglie saranno ad esempio in difesa dell'agricoltura, no al CETA che ammazza i nostri agricoltori e favorisce i finanzieri, i banchieri e le multinazionali coccolati dall'Unione Europea. No allo ius soli, perché noi riconosciamo come cittadini solo coloro i quali rispettano la nostra cultura greco-romana, cristiana e millenaria. E allora dico a voi, buon lavoro cari colleghi, buon lavoro a Treiu, buon lavoro Giorgia, nella prospettiva del prossimo governo nazionale in cui i piccoli comuni saranno rappresentati, perché Fratelli d'Italia crede fortemente nella forza dei comuni, che creano coesione sociale, coesione economica e rappresentano davvero la nazione. Grazie a tutti e buon lavoro.